Buongiorno da Chioggia, le marinerie italiane si sono mobilitate per ribadire il proprio no al piano d'azione UE che impone una serie di misure dirompenti per l'assetto del settore. Infatti, il piano promosso dal commissario della pesca e all'ambiente prevede una forte limitazione della pesca a strascico in tutta Europa entro il 2030. Ascoltiamo i protagonisti di questo settore a Chioggia. Sindaco Ormelao, presente in questa giornata. Che solidarietà può portare il suo comune e cosa può fare il suo comune in questo momento? Beh, ovviamente come sindaco mi schiero a fianco dei nostri pescatori, di tutte le associazioni di categoria, perché il pericolo che le norme europee volute dal commissario Sinkevicius, norme europee che fanno parte di una parte ambientalista, dicono, europea, quindi schierata a sinistra, e questa è la sinistra che abbiamo in Europa, che non pensa che determinando certe scelte a ricaduta ovviamente ne vedremo delle belle in senso di occupazione. Sì, effettivamente è in gioco il futuro della pesca nel Mediterraneo, nell'Adriatico, e noi dobbiamo essere in questo momento molto fermi e vicini ai nostri pescatori, perché per noi significa tutelare un settore di straordinaria importanza economica, occupazionale, ma non solo, anche dal punto di vista dell'identità, della tradizione, di ciò che rappresenta la pesca per le nostre città costiere, per la nostra regione. I pescatori, lo sottolineo sempre, sono i primi custodi del mare, sono i primi custodi delle nostre lagune, sono i primi cointeressati a che il mare sia pescoso, che le produzioni siano di estrema qualità e che le nostre lagune siano produttive. Loro, nessuno meglio dei pescatori può conoscere come si può svolgere una pesca effettivamente sostenibile. Arrivano delle direttive, delle indicazioni a livello europeo, spesso scelte da paesi del nord Europa che non hanno nessuna conoscenza della realtà dell'Adriatico e del Mediterraneo, che rappresentano una vera condanna a morte del settore della pesca. Noi dobbiamo difenderlo per garantire non solo la salvezza di questo settore, ma anche la possibilità per i cittadini di vedere nelle proprie tavole un cibo sano, un cibo di estrema qualità, un cibo che arriva a chilometro zero e non importato dall'altra parte del mondo senza nessun rispetto di norme ambientali. Quindi bisogna coinvolgere i pescatori come protagonisti nella salvaguardia dell'ambiente, della pesca sostenibile, ma bisogna dare loro la possibilità di avere anche quella sostenibilità economica che gli permetta di guardare con fiducia al futuro e di fare la loro attività anche per il futuro. Porto Tolle c'è, siamo con il vice sindaco Raffaele Crepaldi, nella doppia veste di vice sindaco e anche presidente di cooperativa. Quanto è importante la presenza anche di Porto Tolle in questa manifestazione? Significa essere al fianco del governo nazionale contro un provvedimento della comunità europea che vorrebbe dire la fine della pesca in Italia. Per la vostra marineria che danno potrebbe essere? Un danno incalcolabile, la nostra economia è basata proprio sull'attività del primario, pesca e agricoltura, in questo caso sarebbe la fine di un comparto importante per il comune di Porto Tolle, quale tutta la pesca. La pesca a strascico in che percentuale inciderebbe sulle marinerie di Porto Tolle? Percentualmente siamo più del 50%. Quindi l'impatto sarebbe considerevole, anche se è graduale secondo la proposta della Commissione europea, bisogna interromperla.